Benvenuti a tutti voi, siete tantissimi. Era 20 anni che non si vedeva il Teatro Niccolini così gremito, perché per 20 anni è rimasto chiuso. E se... Purtroppo è così. E se però l'abbiamo riaperto è grazie alla determinazione di decine di persone, prima di tutto una, Mauro Pagliai, a cui vorrei dire ancora una volta grazie. Eccolo, grazie Mauro. E visto che siamo in un luogo di cultura... Il Niccolini sempre piano così deve essere. Ecco, quindi ora va... E tu fa pagare il biglietto, te oggi è gratis, è la differenza. È sicuro, conoscendo il Pagliai è di sicuro. Visto che parliamo di cultura, visto che siamo in un luogo di cultura che simboleggia la ripartenza dell'Italia e di Firenze, io penso che parlare di riforme non significa solo parlare di ciò che succederà, ma di ciò che già sta succedendo, perché sulla cultura questo governo, in modo chiaro, inequivocabile, ha dato un segno fortissimo, e il più forte lo ha dato ieri, perché nessun altro esecutivo in 20 anni prima di oggi aveva investito 1 miliardo di euro tutto insieme sul patrimonio culturale e 2,5 miliardi sulla ricerca. Non sono parole! E per questo... voglio di cuore ringraziare il governo, il presidente Renzi, il ministro Franceschini, tutto l'esecutivo per l'attenzione rivolta alla Toscana e a Firenze in particolare. Con il finanziamento da parte del CIBE, avete visto ieri l'annuncio ufficiale, a 2 grandi progetti attesi da anni qui nella nostra città, ovvero il completamento degli Uffizi e la realizzazione dell'auditorium accanto al nuovo Teatro dell'Opera. Anche lì, come per il Niccolini, un'attesa lunghissima. Siamo cresciuti con le gru del cantiere degli Uffizi e ora possiamo finalmente dire che abbiamo tutte le risorse per completarlo. Anche questo è un fatto e voglio dire davvero, a nome di tutti i fiorentini e voi che siete qui, grazie per questo gesto di attenzione per la cultura, che è... così come voglio fare un grande in bocca al lupo da Firenze alle città, capitali della cultura, visto che oggi il presidente Renzi andrà in Basilicata, Matera, capitale europea della cultura, è una grande opportunità. Così come Mantova e la nostra amica Pistoia, un applauso ai pistoiesi, qui ce ne sono anche. In bocca al lupo perché... sentirsi capitale della cultura vuol dire portare anche una bella responsabilità. E infine voglio dare con tutto il cuore e con tutto l'entusiasmo il benvenuto a un nostro concittadino, ad un nostro fiorentino che si sta mettendo in gioco con tutti noi senza se e senza ma per rispondere per la cultura ad un club di professori che vorrebbero dirci come dobbiamo vivere, dove dobbiamo andare, quali musei visitare, in quali teatri andare e come si tutela il patrimonio. Sono i cittadini che sentono questo. E se c'è una persona che ha ridato voce ai cittadini, quella persona è qui, gli do un grande benvenuto, Matteo Renzi, il nostro Presidente del Consiglio. Buongiorno a tutti. C'è Dario in una forma in questo periodo? C'è, mi fa piacere, lo vedo in grandissima forma. Quando ha detto vorrei dare il benvenuto a un grandissimo concittadino che si mette in campo e gioco, pensavo salutasse Giancarlo Antonioni che è qui, e anzi fatemi fare un grande abbraccio all'unico capitano. Ecco, questi... ora riconosco Firenze, vabbè. Stamattina sono arrivato al Niccolini e mi fanno dire c'è una contestazione ma non si vedono. Ho fatto ma i Bargellini forse si sbì. Invece sono arrivati, gli diamo il benvenuto anche a loro. Così come diamo il benvenuto a Dario, ho detto 3 minuti fa, di 2 parole al volo. Lo trovo in una forma il vostro e il nostro sindaco straordinaria, cioè alla fine rifaremo antidoping. Ma al di là delle battute è davvero una grande gioia poter condividere questo momento al Niccolini. Niccolini, la chiusura del Niccolini era una
una ferita pazzesca. Mauro venne a parlarne, ricordo io ero ancora in provincia, ne parlammo allora, vedo Eugenio che faceva l'assessore alla cultura in quel momento, e condividemmo un sogno che sembrava più o meno impossibile. Ma quando riapre un teatro è come se una città fosse più ricca, più viva, e quando riapre un teatro accade una cosa semplice, accade che le esperienze, le emozioni più belle di una comunità tornano ad avere un luogo dove mettere la residenza. A me sembra che sia davvero un giorno di grandissima gioia. Non l'abbiamo riaperto noi, lo ha riaperto, e voglio ricordarlo, Paolo Poli. Voglio ricordarlo qua oggi, in quella che è stata a lungo casa sua. E vorrei dire la sua eleganza, quella sua grazia, quel suo coraggio, la sua voglia di essere anche controcorrente, che qualcuno di noi aveva imparato a conoscere nelle assemblee studentesche, o da altri naturalmente, non soltanto di fronte a un sipario, è un qualcosa che questa città porterà nel suo cuore, ma mi piace dirlo che questo paese porterà nel suo cuore. Quindi oggi, nel momento del primo incontro qua, dopo un po' di tempo, ci tenevo a ricordare anche quella bellissima iniziativa che proprio il Comune ha organizzato all'inizio di gennaio. Noi venimmo con Mauro Pagliai, con Giorgetti, con tutto il gruppo della Pergola e del Nicolini a visitarlo il giorno prima, il giorno della Befana. Perché siamo qui? Ora, siamo qui per mille motivi in realtà. C'è un motivo molto pratico che non vorrei adesso disturbare le letture mediatiche più intriganti, ma il motivo vero è che avendo lunedì mattina l'appuntamento con il primo ministro giapponese Abe, che mi ha detto: dopo che me ne hai parlato 7 volte, almeno invitami a Firenze, perché tutte le volte che ci incontravamo il riferimento a Firenze era costante. Noi sappiamo che i giapponesi adorano questa città, come pure Firenze adora il Giappone, adora Kyoto, con cui c'è un gemellaggio, adora la straordinaria possibilità di lavoro insieme. Allora abbiamo fissato questo appuntamento oggi in Palazzo Vecchio alle 11:30, e il vero motivo pratico per cui siamo qui è che avevamo 2 ore libere e quindi ora non so come faranno i media, no, perché ho portato Francesco stamattina a scuola e quindi ho detto: vabbè, i capelli li ho fatti da Tony, che è aperto anche se è lunedì per me, quindi la casta, vergogna. E quindi il vero motivo è che, essendoci 2 ore libere, ho detto: perché non rincontriamo un po' di amici? Perché poi c'è anche una dimensione personale, forte, che sì, sicuramente che nell'esperienza di sindaco avverti più forte, ma che non si può perdere nemmeno quando fai altri mestieri. E poi a quel punto ho detto: sì, aggiungiamoci che abbiamo fatto tutti i teatri di questo paese, stiamo girando, siamo partiti dal Teatro Rossini, siamo passati anche alla Pergola per l'appuntamento della Festa della Toscana, che dal prossimo anno sarà cancellata se il Gianni non cancella quella fascia indecorosa che è inguardabile, che continua a mettersi. Ora gli ho già detto che, ma vabbè, non è un problema, cancelleremo la fascia e non la festa, che è meglio. Però accanto a questo, l'idea di avere un luogo, un teatro a Firenze, abbiamo scelto Niccolini, mi spiace per chi è rimasto fuori, ma abbiamo scelto Niccolini per ovvi motivi, per poter guardarsi negli occhi. E sì, certo, parlare anche di referendum o di CIPE, lo ha fatto molto bene Dario. Ieri sono arrivati soldi che da tempo erano attesi, non sono dei regali nostri, sono dei denari che vanno messi alla cultura, perché un paese che non mette soldi sulla cultura è un paese che non è degno di chiamarsi paese civile. E noi di conseguenza abbiamo fatto una cosa molto semplice: in questo paese siamo passati da quelli che dicevano con la cultura non si mangia a quelli che dicono la cultura è una chiave fondamentale dello sviluppo dell'Italia dei nostri figli. Parleremo anche di questo, però prima di parlare di questo vorrei parlarvi con il cuore in mano, come si conviene tra amici, perché ormai sono già passati più di 2 anni da quando abbiamo preso la responsabilità di guidare il paese. Sono già passati più di 2 anni e sinceramente mi sono segnato mentre venivo qui un po' di cose. Sì, certo, tante cose sono state fatte. Non si può immaginare di non raccontare la verità. 2 anni fa l'Italia era totalmente incartata e incastrata dentro un atteggiamento di costante depressione politica. Si facevano gli appelli alle riforme, le riforme non venivano realizzate. Si chiedeva al Parlamento di lavorare, i provvedimenti in Parlamento erano sostanzialmente bloccati.
Si chiedeva di abbassare le tasse e si restò per 6 mesi a discutere di come chiamare la stessa tassa che non veniva eliminata, ma le si cambiava nome da ICI a IMU a TASI a tutti i nomi di questo mondo. L'Italia soffriva una mancanza di credibilità a livello internazionale e soprattutto un dato di fatto oggettivo, che quando tu cambi 63 governi in 70 anni, non fanno in tempo nemmeno a riconoscere la tua faccia nei vertici internazionali, che già ce n'è un altro. A fronte di questo, voglio dirlo perché dobbiamo ricordarcelo tra di noi, non perché abbiamo bisogno di essere convinti, non ce n'è necessità. Tra di voi, tra di noi, siamo tutti convinti che dobbiamo fare queste cose. Le dicevamo alla Leopolda, le abbiamo dette per mesi, le dicevano anche gli altri allora, che bisognava superare il bicameralismo paritario, che bisognava fare la riforma della legge elettorale, abbassare le tasse, cambiare il mercato del lavoro. Lo dicevamo tutti. Noi lo dicevamo con maggiore intensità, con maggiore decisione. Quindi non ho bisogno di ricordarlo perché vi voglio convincere. Fortunatamente qui nessuno potrà dire che cerco di convincere altri, qui, a Firenze. Anzi, talvolta c'è qualcuno più convinto di me, e io gli dico, calmati, io sono più renziano di te. Curati, è che è un casino. Però che cosa è accaduto? È accaduto che le riforme improvvisamente hanno cominciato a realizzarsi. Lo dico perché quando la cronaca politica parlerà di questi ultimi 2 anni, non la storia, la cronaca politica, vedrà un Parlamento che improvvisamente, come se si fosse svegliato, come se fosse uscito da un incantesimo, ha iniziato a fare delle cose. Qualcuno di voi penserà che non tutte siano giuste, qualcuno di voi avrà delle perplessità, qualcuno di voi, però mi aspettavo meglio, qualcuno di voi dirà si stava meglio quando si stava peggio, perché se no non si sarebbe a Firenze se non ci fosse qualcuno capace di dire questo, ma il dato di fatto oggettivo è che questo lavoro di 2 anni ha prodotto un cambiamento radicale. Ed ha prodotto un cambiamento che non è soltanto nelle riforme. Il PIL del Paese finalmente è tornato al segno più. Il lavoro ha visto dei miglioramenti, ancora poco. Ieri ho fatto i conti con il 1° maggio, ieri abbiamo fatto un 1° maggio un po' particolare. Abbiamo ricevuto 5 operai dell'Euroallumina di Portovesme, del Sulcis. Sono 5 operai che... T'ho visto, ero preoccupato che tu non ci fossi, la Sardegna regna, ma è un tema, no è un dibattito tra noi due, è un tema fondamentale, era giusto preoccuparsi delle aziende in crisi, ce ne sono state tante in questi 2 anni che abbiamo affrontato e risolto, altre ancora no, penso che ci siano delle questioni aperte anche qua, penso alla GES, penso ad Almaviva a livello nazionale, penso alle grandi tematiche del Sulcis appunto. Poi abbiamo fatto il CIPE per investire 3 miliardi e mezzo, 2 miliardi e mezzo più 1 miliardo, ma il dato di fatto è che grazie al Jobs Act ci sono 398.000 persone che lavorano in più rispetto al primo giorno in cui io sono entrato a Palazzo Chigi. I numeri di Istat sono più 398.000 persone. Di questi 354.000 hanno un contratto a tempo indeterminato e ci sono 373.000 disoccupati in meno. Basta? No. Guardiamoci negli occhi, non basta. Ma è una cosa straordinaria ciò che è accaduto. Ci dicevano che con la riforma del mercato del lavoro sarebbe saltato in aria il sistema delle protezioni. Quello che è cambiato in questi 2 anni è che ci sono quasi 400.000 persone che ieri hanno potuto festeggiare la festa del lavoro avendo un lavoro. E ci sono 373.000 disoccupati in meno. Ma purtroppo non basta. Non basta il PIL, non basta il lavoro, non basta neanche la situazione delle tasse. Io farei l'elenco insieme a voi sul il numero di interventi fatti. Abbiamo gli 80 euro e tutti prendono in giro e gli 80 euro e non vanno bene con questi 80 euro. A Napoli hanno fatto il presepe a San Gregorio Armeno con l'immagine mia, vestito, cravatta, eccetera, e la moneta, la banconota da 80 euro. Ho il vago sospetto che inizino a pensare che sia leggermente ridondante il mio messaggio sugli 80 euro. Però è un dato di fatto. È la prima volta in Italia in cui la classe media ha iniziato a risparmiare. È la prima volta, negli ultimi anni naturalmente, del dopocrisi, chi
prende 1.300 euro, 1.200 euro, quegli 80 euro ormai ci fa affidamento. Tant'è vero che mi dice, Renzi, te la sei bella rivenduta, ora non ce la rivieni un'altra volta. È 2 anni tu ce la racconti. Però è un dato di fatto. Non pagherete l'IMU al comune. E qualcuno dirà, io però avrei preferito pagarla in cambio di servizi, discussione aperta. La stragrande maggioranza dice, meglio non pagarla, degli Nardella si organizzi in un altro modo. C'è un dato di fatto. Chi di voi, c'è qualche imprenditore in sala, li ho visti. Gli imprenditori in sala, se fanno investimenti quest'anno, hanno il 140% di superammortamenti. Quindi se dovete fare investimenti, fateli adesso. Perché se partono gli investimenti, come direbbe una qualsiasi politica di espansione e di sviluppo, se partono gli investimenti cosa accade? Accade che poi ci sono posti di lavoro, accade che finalmente poi si rimette in moto un pezzo di economia. E potrei continuare con l'IRAP, il costo del lavoro. Dice Matteo, ma perché tu sei venuto a farci l'elenco della cantilena delle cose che ti ha fatto? Si sanno, no? Le ridico perché la conclusione di questo mio ragionamento sarà che tutto quello che abbiamo fatto è enorme, eppure non si è fatto niente. E la sfida più grande inizia adesso. Perché abbiamo rimesso in moto il PIL? Perché le tasse finalmente sono andate giù? Perché il costo del lavoro finalmente è più basso? Perché le persone stanno riniziando a trovare lavoro? Perché in Europa ci dicevano adesso arrivano i ragazzini di Rignano, voglio vedere che riescono a fare in Europa. 27 miliardi di flessibilità in Europa ottenuta, e a quelli che fanno la bocca storta dire però 27 miliardi, segnalo che sono gli stessi che hanno firmato quell'assurdità che è il fiscal compact, senza il quale noi avremmo con il quale avremmo disintegrato il paese. Quelli che ci fanno lezioni, ma tu ne hai presi poche di flessibilità, sono gli stessi che 3 anni fa hanno firmato il fiscal compact, che poi alla fine... Si modifica sempre la realtà del passato. Abbiamo fatto una legge elettorale. Tra l'altro Firenze sarà divisa in 2, 3, credo, però non ho ben capito come funziona. Saccardi avrà tutti i collegi in memoria in testa. Però finalmente ci sarà un meccanismo in cui tornerete a votare con le preferenze per i vostri candidati al Parlamento. Ci sarà un capolista che rappresenterà il singolo partito. Il PD avrà un capolista a Firenze. Avrà un capolista in provincia, poi penso il Mugello, non so come è diviso bene, credo siano 3 alla fine, in provincia, 2 o 3 in provincia. Sono un po' divise, c'è un po' d'Arezzo, un po' di Pisa, perfetto, sono 2. Beh, come vedete non l'ho seguita direttamente personalmente, ma il Lotti è lì che adesso mi dirà, ora te lo spiego per benino come sono leggi. Però il dato di fatto oggettivo è che torneremo a un meccanismo in cui se per caso il vostro deputato o la vostra... deputata, cambia posizione, lo chiamate in assemblea, scusami, ma te hai messo la faccia su questo provvedimento, perché cambi idea? Torniamo dunque ad avere finalmente un criterio di normalità. L'Italia ha recuperato i problemi che aveva aperta. Poi naturalmente ci sono stati anche un sacco di problemi, di errori. Errori, problemi, non so, sulla scuola, tutti dicono che molte cose le abbiamo sbagliate. Quando vediamo gli scioperi ci rendiamo conto che c'è nella scuola tanta gente che è contro di noi. È normale. Però abbiamo fatto 100.000 assunzioni. Una intera generazione di docenti precari finalmente può preoccuparsi della continuità educativa. Può smettere di preoccuparsi dalla mattina alla sera di che cosa fa lei il prossimo anno, di che cosa fa lui il prossimo anno, e avere un progetto educativo per i propri ragazzi. E abbiamo messo per la prima volta più soldi sulla scuola e sull'edilizia scolastica. Credo che anche qua ci siano diversi interventi. Ne avevo parlato recentemente con la Cristina, ma... Ci sono diversi interventi aperti a Firenze, e non soltanto a Firenze, vedo un po' di sindaci, vedo Annuisce Alessio, vedo che sono finalmente a sbloccare gli interventi della singola realtà educativa. Poi naturalmente intendiamoci, qui se non si riesce a creare un meccanismo per cui smettiamo di parlare male della scuola italiana, non siamo seri. Tu vai nel mondo e ti dicono la qualità dell'educazione italiana è migliore di tutte le altre. Non a caso, quando parli dei cervelli in fuga, parli di gente che è stata formata in Italia e che poi trova il proprio grande, la grande capacità di inseguire il sogno altrove. Ma le abbiamo queste cose? Ci sono. Ci sono finalmente i soldi per sbloccare l'edilizia scolastica? È finito il campionato mondiale degli alibi, del vittimismo e della rassegnazione, per cui non c'è punti soldi, non si sa come fare.
È arrivato il momento in cui chi vuol fare le cose finalmente le può fare. Ci sono stati problemi? Sì, sulle banche. A me quando mi dicono che noi siamo della lobby delle banche, io, non potendo fare la lobby dei rignanesi, guardo il sindaco di Rignano, posso fare la lobby dei Boy Scout al massimo, io come lobby. Ma, no, buoni, perché sui Boy Scout ci sono operazioni di... So che qualcuno di voi continua a pensare a quella frase di Bernard Shaw, che io invece... Gli scout sono quei bambini vestiti da cretini che si fanno accompagnare da cretini vestiti da bambini. Lo dice lui. In realtà, che applaude? Oh, l'ho beccato, eh? Uno per, chi ha applaudito, li ho beccati uno per uno. Però in realtà il metodo educativo scout è straordinario. Ma anche sul tema delle banche, di che cosa stiamo parlando? Siamo intervenuti. Abbiamo eliminato il meccanismo atroce ed assurdo delle banche popolari, dove uno contava uno indipendentemente dalla presenza nella banca. Abbiamo dato garanzie al sistema della banca di credito, delle banche di credito cooperativo. Ah, ma c'è stato il problema del salvabanche. Noi abbiamo salvato i correntisti di quelle banche. Abbiamo salvato i correntisti di quelle banche che, per responsabilità lunghe negli ultimi decenni, rischiavano di perdere non le obbligazioni subordinate secondarie, per le quali pure si è finalmente provveduto, grazie al buon rapporto con l'Unione Europea, a trovare una soluzione ulteriore. Ma per soluzioni del passato rischiavano di perdere il conto corrente. E in questo Paese, lo voglio dire qui, parlando alle telecamere che stanno fuori da qui, parlando a chi sta fuori da qui, c'è la classe dirigente che non si è accorta che i problemi delle banche non sono problemi che originano in Toscana o in questa zona. Sono problemi, diciamolo con molta chiarezza e con molta forza, che hanno visto interi territori e intere classi dirigenti reggersi l'un l'altro sulla base di un atteggiamento per cui alcuni banchieri hanno potuto governare grazie al consenso degli editori, grazie al consenso degli imprenditori, grazie al consenso dei politici locali, si sono fatti prestiti molto discutibili, e utilizzo un eufemismo, e poi improvvisamente si è fatto finta di niente pensando di poter addossare tutta la responsabilità a qualche banca territoriale toscana. Allora, per essere molto chiari, sul tema delle banche, proprio perché noi siamo assolutamente trasparenti, noi abbiamo messo finalmente, con l'ultimo decreto legge, la parola fine a questa lunga vicenda e diciamo con forza adesso: portiamo le banche a dare credito alle piccole e medie imprese di questo territorio, ai piccoli artigiani, a chi spesso si trova costretto per le nuove regole europee a dover portare una valanga di documenti, di pegni, e non può accedere al credito quando gli basterebbe 20, 30, 50 mila euro per poter respirare e per poter magari attraversare la fase di difficoltà. Ma naturalmente è fisiologico che ci sia chi si lamenta. Le banche popolari, era dal 99 che bisognava fare l'intervento. Alla fine l'abbiamo fatto. Forse se l'avessero fatto prima sarebbe stato meglio per tutti, certo. Allora, questo per dirvi che alcune cose ci sono venute bene, alcune ce ne sono venute un po' meno bene. Dalla cooperazione internazionale alla legge sull'autismo, sto aspettando che finalmente si chiuda il terzo settore, dalle misure sulla povertà al tetto sugli stipendi. Si è messo il tetto ai dirigenti pubblici. Io la prima riunione, questa ve la posso raccontare, appena arrivato a Palazzo Chigi, aprile, era il decreto sugli 80 euro, mi riunisco al tavolo, sala degli arazzi, e stiamo a cercare i soldi per trovare gli 80 euro, no? Per chiudere la misura di copertura degli 80 euro. Poi faccio, sì, vabbè, mettete nel decreto legge una norma che nessuno può prendere più del Presidente della Repubblica. Poi alzo la faccia, eravamo in 20 a quel tavolo, credo 14-15 erano con lo stipendio ampiamente sopra il Presidente della Repubblica. Scherzando, perché poi sono anche simpatici e sanno stare al gioco, uno di questi super dirigenti mi ha fatto: questo decreto mi ha costato 110.000 euro, grazie mille Presidente, e se n'è andato. È l'idea che si è messo un limite a ciò che prima limite non aveva. Però qual è il punto? Il punto fondamentale è che ancora non siamo riusciti, ecco perché sono qua con voi a parlarvi liberamente, a restituire all'Italia quel sentimento di orgoglio, quel sentimento di appartenenza, di passione, di determinazione,
che è fondamentale per una grande impresa. Posso veramente dirvi con il cuore in mano quando a Firenze è cambiato tutto? Quando si è pedonalizzato Piazza del Duomo. Perché non ci credeva nessuno. No, no, vorrei essere chiaro, non ci credevano nemmeno quelli di Palazzo Vecchio. Andò in un modo un po' strano. Io dissi, guardate ragazzi, l'unico modo per pedonalizzare è dare una data e far finta che non se ne accorgano. Voi ve la ricordate, era il 21 settembre, San Matteo, Consiglio Comunale. Bisognava parlare dello stadio. L'argomento dell'ordine del giorno era lo stadio. E noi si parlò dello stadio, tutta l'ipotesi Merkel, tutto il ragionamento. Poi dissi, a proposito, volevo dirvi che domenica 25 ottobre, avevo detto domenica 18 ottobre, comandante dei vigili, allora Ancillotti disse, ma se si può prendere un po' di tempo, gli ho fatto va bene una settimana, ma guardato, mi avrà insultato in silenzio, si mette la data del 25 di ottobre. E lì che cosa è accaduto? Che quelli che erano contrari alla pedonalizzazione di Piazza del Duomo erano convinti si scherzasse. Hanno iniziato ad accorgersi soltanto gli ultimi giorni quando hanno iniziato a vedere i vigili che iniziavano a bloccare l'accesso. Dicevo, ma tu scherzi, vero? Si chiude per un giorno, si chiude per la domenica, poi si riapre. Si chiude fino a Natale. La pedonalizzazione di Piazza del Duomo, al di là degli aspetti di traffico e degli insulti degli automobilisti per i due mesi successivi, cosa ha comportato a Firenze? Un atteggiamento in cui un po' dei ragazzi e delle ragazze di Firenze che magari non camminavano più in centro sono tornati in Piazza del Duomo e camminando hanno riscoperto l'orgoglio di appartenere a questa grande storia. E sentendo il ritmo dei passi e sentendo il rumore non più degli autobus che passavano dell'ATAF in quantità industriale o dei motorini, ma sentendo la pace, che c'entra qualcuno che urla, c'è sempre, qualcuno ci prova per carità, siamo a Firenze, imparavano ad alzare gli occhi e non guardare soltanto metro dopo metro se c'era una buca dove cadere o un autobus da cui difendersi. Iniziavano a guardare sopra. E quando iniziavano a guardare sopra, accadeva un fenomeno straordinario. Io ricevevo per ogni persona che guardava, per ogni 20 persone che guardavano sopra, un'email che diceva io mi sto rinnamorando di Firenze. Un grande scrittore, l'abbiamo citato tante volte, Chesterton, diceva che il mondo non finirà mai per la mancanza di meraviglie, ma per la mancanza di meraviglia. Le meraviglie a Firenze ci sono in quantità industriale. La meraviglia si stava perdendo. Riaprendo l'occhio, iniziando a guardare in su, uno si rende conto che c'è la cupola di Brunelleschi, genio totale, uno a cui gli dicevano non ce la farai mai, e questo gliel'ha fatta. C'è il Battistero, ma poi iniziavi a scorgere qualcosa oltre rispetto a Piazza del Duomo e ti rendevi conto che nella dorsale che va da Palazzo, da Piazza Signoria, arrivando fino a Battistero e poi via Martelli fino a Palazzo Medici Riccardi, c'era qualcosa di più di un semplice capolavoro architettonico. C'era l'idea stessa dell'identità di un popolo. Quello che noi stiamo cercando di fare, ed è questo il punto, che è molto più importante del PIL, della riforma del lavoro, dell'abolizione della tassa sull'IRAP, dell'abbassamento del canone da 113 a 100 euro. Posso fare la televendita come Vanna Marchi per due ore, raccontando abbiamo fatto questo, posso farlo per ore. Quello che sta veramente nella nostra agenda come priorità numero uno è restituire agli italiani l'orgoglio di appartenere a qualcosa di grande. E siccome non si può pedonalizzare l'Italia per imparare a guardare in su, stiamo cercando dei simboli, dei luoghi. Uno è stato l'Expo, lo scorso anno. Non ci credeva nessuno. Arrivo a Palazzo Chigi e mi fanno, mi raccomando stia lontano dall'Expo. Sì, tanto non si farà, quindi lei non ne parli mai. Grazie mille di questa botta di ottimismo. Abbiamo fatto il decreto anticorruzione. Abbiamo scelto Raffaele Cantona, perché qui sembra che qualcuno se ne dimentichi l'anticorruzione. Il decreto sull'anticorruzione, che ha aumentato le pene per i corrotti e ha consentito di commissariare, l'abbiamo fatto noi, appena arrivati. Abbiamo preso Raffaele Cantone, abbiamo messo in moto una partita che sembrava morta e adesso l'Expo è stato un primo elemento. Pompei. Pompei, io non so quanti di voi hanno visitato Pompei. Posso dirvelo, io non c'ero mai stato. Mi aspettavo un buu. Non c'ero mai stato. Pompei. Poi vai a Pompei e tutti i giorni leggevi un articolo su Pompei. Quante volte si leggeva Pompei crolla un muro,
crolla un altro muro, sembrava, cioè, tutte le volte crollava un muro, se il ministro era nostro si faceva finta di nulla, se il ministro era degli altri si chiedeva le dimissioni, quegli altri cosa facevano? Quando crollava un muro, se il ministro era loro dicevano, ho visto, se per caso il ministro degli altri, dimissioni, perché è andata così in Italia, i partiti si rinfacciavano la richiesta di dimissione del ministro della cultura e nel frattempo i muri crollavano. Ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci. Io sono stato 4 volte a Pompei, 3 volte a Pompei nel giro di un anno, che dice, ma che ci vai a fare? Vado a mettere pressione, a mettere tensione. Più che metterci io ci abbiamo messo i funzionari pubblici che servono, un generale dei carabinieri a controllare gli appalti, ci abbiamo messo la organizzazione del ministero a tutti i livelli. Oggi Pompei è rinata, ogni mese c'è un'inaugurazione. Ogni mese c'è un elemento di novità, il 28 il centro visite, il 14 c'è la mostra di il 14, 28 aprile hanno inaugurato il centro visite, il 14 maggio c'è l'inaugurazione della mostra di Igor Mithorai. È una straordinaria espressione di bellezza che torna ad essere vista come un elemento forte. Ecco perché si è messo 1 miliardo di euro ieri sulla cultura. Nardella giustamente ha evitato di dire che di 1 miliardo lui è tutto contento perché ha preso 100 milioni, ma è normale, perché ci sono gli Uffizi, perché c'è l'auditorium del teatro, ma se guardate le ultime ore, inaugurazione del Museo dei Bronzi di Riace a Reggio Calabria, abbiamo messo i soldi per Brera a Milano, abbiamo messo i soldi per la cittadella di Alessandria, abbiamo messo per il waterfront di Renzo Piano a Genova. Abbiamo messo i soldi per il porto di Trieste, che è una cosa meravigliosa, mi ricordo sono 40 o 50 milioni di euro per il porto di Trieste. Abbiamo messo denari a Roma in diverse realtà. Abbiamo messo Pompei, la Reggia di Caserta, altro luogo meraviglioso, la Reggia di Caserta è arrivato un direttore nuovo, scelto da noi, i sindacati hanno scritto una lettera dicendo questo lavora troppo. Ma che ridete? È roba da mettersi le mani ai capelli. E questo gli ha preso lì, boom boom, e adesso ha altri denari, il direttore Felicori, insieme agli altri, come il Museo di Capodimonte. Ma potrei dire, ci hanno raccontato durante il referendum che noi volevamo male al mare. Ora non riapro quella vicenda lì, perché poi è una vicenda che mi ha fatto male. Noi vogliamo male al mare? Chi è che vuole bene al mare? Quelli che lasciano la situazione di stallo e di incuria? È mai possibile che abbiamo dei capolavori e dei tesori? Penso alle isole Tremiti, hanno detto alle isole Tremiti Renzi ci vuol portare il petrolio. Alle isole Tremiti portiamo 20 milioni all'isola San Nicola perché quello straordinario edificio che è fermo da decenni venga rimesso in moto e venga utilizzato dall'isola, dalle Tremiti come un'occasione di valorizzazione turistica. Abbiamo messo 80 milioni a Ventotene perché diventi un luogo di straordinario richiamo per i giovani europei nel ricordo di Altiero Spinelli, di Sandro Pertini, di Terracini, di coloro i quali hanno vissuto lì la memoria della nostra Costituzione. E potrei farvi l'elenco. Però tutto questo non basta. Noi bisogna rimettere in moto il senso dell'appartenenza italiana. E allora ho bisogno di voi. E allora questa oretta del Teatro Niccolini non è per chiacchierare, ma è per chiedervi una mano. Parliamoci chiaramente, io non sarei mai arrivato a Palazzo Chigi se non avessi avuto la forza di una straordinaria esperienza di popolo che voi rappresentate e della quale vorrei sinceramente dirvi grazie. Ma è un'esperienza di popolo che non basta, non è finita, non è che mi avete messo lì e ora io sto lì. Perché c'è una partita che da solo posso vincere, ma non basterebbe. Ho bisogno di voi per vincere la partita più grande, che è la nostra partita. Ed è non tanto la partita del referendum costituzionale, ma il fatto di tornare a dire che c'è un'Italia che dice sì. Il referendum costituzionale si terrà a metà ottobre. È un referendum costituzionale dove la domanda non è molto difficile, la domanda è molto semplice. Volete voi che la riforma approvata dal Parlamento diventi legge, sì o no? Quindi non è difficilissima. Sì o no? Ma lì dentro c'è molto di più. C'è sicuramente un grandissimo elemento che è
la riforma costituzionale. Quante volte abbiamo detto che bisognava evitare che il Senato desse la fiducia? Quante volte abbiamo detto che bisognava evitare di avere 945 parlamentari? Quante volte abbiamo detto che bisognava evitare di fare il ping pong? Io faccio una legge qui, tu fai una legge di là, poi te la cambio. Sapete che è ancora oggi un elemento che si chiama bicameralismo paritario. Ce l'abbiamo sempre detto. E fatemelo dire, perché qui c'è in prima fila un giovanotto che ha fatto fino a qualche mese fa il capo dei partigiani fiorentini, ma che per me rimane il capo dei partigiani nel cuore per quello che ha insegnato ai ragazzi quando si era in provincia e in comune, si chiama Silvano Sarti, ed è qua che... E fatemelo dire davanti a Silvano. E fatemelo dire davanti a Silvano. A quelli che dicono che le nostre riforme sono contro la Costituzione nata dalla battaglia dei partigiani, spieghiamolo che stiamo utilizzando l'articolo della Costituzione che quei costituenti vollero e stiamo intervenendo esattamente sui punti che i costituenti nei loro documenti preparatori spiegano chiaramente che non riuscirono a risolvere per colpa loro, per il dibattito interno. Il bicameralismo paritario non fu una scelta consapevole, fu una scelta consapevole naturalmente, ma non fu una scelta voluta come prioritaria dal costituente. Il costituente era diviso. La DC voleva la Camera delle, delle professioni e delle, diciamo, degli ordini professionali. Il PC voleva la Camera dei territori, non si trovarono d'accordo. E quindi fecero il bicameralismo paritario, ma scrissero subito, lì, immediatamente, guardate, che questa cosa non funziona così. E Dossetti, che era Dossetti... Nel 1951 all'Assemblea dei giuristi cattolici, in un grande incontro dei giuristi cattolici, ho visto qualcuno che potrebbe meglio di me spiegarlo entrando, fece un intervento spiegando i limiti di una funzione del potere esecutivo non in grado di incidere rispetto a quella che Calamandrei chiamava la democrazia decidente. Se vogliamo entrare sul dibattito dal punto di vista costituzionale, c'è da divertirsi, a parte il fatto che in quell'Assemblea dei giuristi cattolici, all'Unione dei Giuristi Cattolici, la Pira fece un intervento straordinario, era il primo intervento da sindaco, disse un tempo facevo sogni belli, ora invece parlò delle attese della povera gente, parlò delle difficoltà che incontrava da sindaco, parlava della disoccupazione, parlava dei problemi reali. Chi vuole lavorare sulla Carta Costituzionale legga l'intervento di Dossetti, ma chi vuole leggere una pagina meravigliosa di politica legga l'intervento di la Pira in quell'incontro di Assisi. Ma al di là di questo, se entriamo nel merito della discussione, noi possiamo parlare del fatto che finalmente con questa riforma costituzionale si modifica il Senato come l'abbiamo immaginato. Non c'è più i senatori, non ci sono più. È la prima volta al mondo che i senatori votano per la loro abolizione. È la prima volta al mondo che il tacchino vota per anticipare la festa del ringraziamento. Si sono messi i tacchini i senatori del PD. Si sono messi i tacchini, scherzando, il senatore Esposito alla prima riunione mi ha dato questa spilla. Tacchino è felice di esserlo. Ma è un grande segnale, è che la classe politica è disponibile a rinunciare a delle poltrone. Aspetterò il giorno in cui siano disponibili anche gli altri, dai sindacati, alle organizzazioni di categoria, agli imprenditori, al mondo del... La politica ha indicato la strada. Abbiamo dimostrato che noi possiamo ridurre le poltrone, fatelo anche voi adesso, se avete la forza e il coraggio. E poi c'è un secondo punto che riguarda le regioni. C'è qui il Presidente, il Vicepresidente, li ringrazio per l'aiuto, che anche assessori, consiglieri. Ma non c'è dubbio che la riforma del titolo quinto fatta dal centro-sinistra, un po' in fretta e furia nel 2001, ha creato più problemi di quanti ne abbia risolti. Perché allora facemmo quella riforma? Perché eravamo sommersi dalla Lega, rincorrevamo la Lega. Vi ricordate come andò? Perché
Io non voglio annoiarvi, però poi se si parla del merito, porca miseria, mi viene voglia di discutere, mi verrebbe voglia di parlare con quelli che dicono ah, ma lui fa la riforma. Il titolo quinto nasce nella legislatura in cui il centrosinistra con l'Ulivo va al governo, Prodi governa 2 anni e mezzo, poi succede quel che sappiamo, ora fanno finta tutti di nulla, no? Dicevo, oh, io non c'ero, oh, dove? Io ero all'università, non ricordo dove ero, però altri erano lì invece da altre parti. No, perché noi siamo per Prodi, ora sei per Prodi, 20 anni fa per chi tu eri? No, perché sarebbe interessante la domanda, ma lasciamo stare. Va al governo D'Alema, D'Alema va al governo, poi D'Alema tenta la carta della legittimazione con le regionali, le perde, e va al governo Amato. Nel frattempo si prepara Rutelli per fare il candidato. Questa è quella legislatura del centro-sinistra. Siccome i dati dicono che Berlusconi e la Lega sono fortissimi, nel frattempo la Lega è tornata con Berlusconi, dopo che per anni gli aveva fatto la guerra, ricorderete, perché questa è la realtà del nostro paese. Cosa accade? Accade che il centro-sinistra decide di fare una cosa sulla quale tutti noi poi abbiamo dato una mano con il referendum, di dire prendiamo noi la bandiera del federalismo e facciamo una grande operazione di investimento sulle regioni. Per molti aspetti è stato utile, molte cose sono funzionate, altre un po' meno. E non parlo della nostra regione. Ma quando tu hai un meccanismo per cui le singole regioni su tutto hanno un potere che arriva ad essere persino superiore a quello che era stato previsto originariamente dal Costituente, è evidente che il meccanismo rischia di non funzionare. Se trovi degli amministratori regionali efficaci, le cose funzionano, e ci sono alcune regioni, e noi ne siamo tra queste, che sicuramente hanno fatto dei passi in avanti, e ci sono alcune regioni in cui si blocca tutto. Ve lo siete mai domandato perché dal 2001 in poi i fondi europei vengono spesi meno rispetto al passato? Ve lo siete mai domandato perché noi siamo stati l'unico paese, poi adesso abbiamo cambiato le regole, abbiamo detto se tu non li spendi, te li spendo io, poi si arrabbiano, pace. Se un comune, una regione non fa quello che deve fare, si interviene noi. Se il sindaco di Napoli si dimentica di Bagnoli, noi non ce lo dimentichiamo e si va a pulire e a fare la bonifica a Bagnoli che non hanno fatto loro. E non è mica cattiveria, cioè, lui ha brame di potere, no, io ho brama di pulizia. Io vorrei che fosse pulita Napoli e vorrei che fosse pulita Bagnoli. E quindi di conseguenza se non lo fa lui si fa noi. È molto semplice, è così. È la BC, anche perché i cittadini non è che dividono e poi danno la colpa, la danno a tutti. Bene, se c'è un motivo per cui su alcuni settori strategici si è perso la direzione è perché il titolo quinto, cioè la modifica costituzionale che ha dato più potere alle regioni, ha impedito di avere un'unità di atteggiamento e di avere la possibilità di spesa dei soldi, per esempio, dei fondi europei. Si sono come se la torta dei fondi europei fosse diventata una torta in cui tutti ci mangiavano. Piccolino, io vorrei 125.000 euro per la sagra della Ranocchia. Da noi no. Ma in alcune regioni c'è anche la sagra, non so se della Ranocchia, Ranocchia è un giocatore, diciamo, del cinghiale, vai, si rimane in casa. Ho capito, la sagra della fettuccina. Come? A Rignano c'è la sagra della Ranocchia. La sagra dei gufi no, a Rignano non c'è. Anche perché il primo che mangia gufi si denunciano immediatamente. Anche qualcuno sarebbe Annibale a mangiare gufi. Lasciamo stare. Il punto... Scusate. È che quando sono a casa mi scappano. Allora, il tema del titolo quinto non è un tema banale. Facciamo un altro esempio. La promozione del turismo nel mondo. Ora, se te sei la Toscana, puoi anche andare in Cina e dire vieni in Toscana. Fa fatica anche lì, La Cina ha 1.300.000 persone. Insomma, se sei Firenze, lo puoi fare. Guarda, oggi mi voglio veramente, anche se sei Pisa e Siena, voglio proprio allargarmi oggi, ma proprio, poi non lo rifaccio, però in un momento di debolezza, persino se tu sei Pisa e Siena, Pisa c'hanno la torre storta, quindi va bene, cioè, hanno presente, ma, dico la più piccola, se sei il Molise,
non fai campagna turistica all'estero. Se sei una piccola regione, non fai campagna all'estero, la devi fare come Italia. Nel referendum noi abbiamo detto che, per esempio, la promozione turistica all'estero torna allo Stato centrale anziché rimanere alle regioni. La politica energetica, in un mondo in cui una delle cose più straordinarie che ho imparato in questo periodo sono le dimensioni geopolitiche degli assi strategici di politica energetica, sull'energia, da sempre si fa le guerre, si fanno sull'energia, e talvolta le fanno adesso sui mercati internazionali. Sono forme diverse di guerra quelle, eh? Fanno le cose che 200 anni fa risolvevano con i carri armati e che adesso risolvono sui mercati internazionali. Bene, queste dimensioni geopolitiche, per cui ragioni degli assi strategici, per cui come fare con l'Ucraina, passi da sopra, da sotto, Nord Stream, South Stream, non è che le fai fare alle singole regioni. Le politiche energetiche internazionali vengono gestite a livello di Stato centrale. È questo quello che prevede il referendum. Quindi il referendum prevede via i posti della politica, via i poteri di troppo alle regioni, via il CNEL e gli enti inutili, e aggiungo, non è banale, ma è un'altra cosa che è bene dirlo, un atteggiamento che in Toscana non servirà, perché c'è già sono molto morigerati, ma in altre regioni serve, e cioè che non ci sarà più un presidente della regione che può guadagnare più del sindaco della città capoluogo. Questo è un meccanismo per cui non è in Toscana, non è neanche in Emilia, non voglio difendere Toscana e Emilia per principio, ma sono quelle che hanno lo stipendio più basso, Emilia e Toscana, ma ci sono alcune regioni dove lo stipendio del presidente della regione è più alto del presidente, non del consiglio, quello sicuro. Perché fortunatamente in Italia abbiamo un meccanismo in cui il presidente del consiglio prende meno di un deputato, quindi non c'è problema, ma prende più del presidente degli Stati Uniti d'America. Cioè, ci sono dei presidenti di regione che prendono più del presidente degli Stati Uniti d'America. Ora, io lo capisco che governare la regione è complicato, eh? Mica come gestire gli Stati Uniti, cioè, ragazzo, la robetta che funziona. Però, se si riducono un po' lo stipendio, ma non si fanno le riforme costituzionali per questo? No, infatti si fanno per il bicameralismo paritario, infatti si fanno per il titolo quinto, infatti si fanno perché non ci saranno più decreti legge, abuso di decreti legge. C'è una parte della Costituzione che dice esattamente questo. Il voto a data certa, io in Parlamento porto un provvedimento, voglio che quel provvedimento sia affrontato, poi mi diranno di sì o di no, ma voglio che sia affrontato, metto il voto a data certa, non ho più bisogno di fare il decreto legge come è accaduto per anni e come i costituzionalisti hanno spiegato essere diventato ormai un abuso. Allora, tutte queste cose qua sono per me fondamentali. Ma ancora più fondamentale che queste cose qua definiranno nei prossimi 5 mesi una divisione forte tra l'Italia che dice sì e l'Italia che sa solo dire no. L'Italia che dice sì, magari anche sulla riforma costituzionale, non è che su tutto la pensa proprio come noi. Cioè, io, per esempio, avrei voluto, all'inizio avevo proposto, di mettere i sindaci in quanto tali nel Senato delle autonomie. Sapete che nel Senato non prendono indennità, siedono i rappresentanti delle autonomie, un po' consiglieri regionali, un po' sindaci. Io ho detto mettiamo i 20 presidenti delle regioni e 100 sindaci. Mi hanno detto sei un caprone istituzionale, non si fa così, e la mia brillante intuizione resterà nemmeno agli atti, perché non, insomma, resterà in memoria. Così come sulla legge elettorale mi sarebbe piaciuto avere un atteggiamento su alcune cose anche diverso, ma il punto chiave è che dopo che per 30 anni queste cose sono state discusse e nessuno faceva niente, adesso c'è un Parlamento che ci ha messo 6 letture, è andato al Senato, poi l'hanno mandato alla Camera, poi l'hanno ricambiato e l'hanno mandato al Senato, che l'ha ricambiato e l'ha mandato alla Camera, poi c'è stato il Senato e poi c'è stata la Camera. 6 letture. Le ultime tutte con la maggioranza assoluta dei membri, non con la maggioranza assoluta, tutte. Noi scegliamo di andare a vedere se la gente sta con noi o no, noi scegliamo di andare a chiedere il referendum e vogliamo vedere da che parte sta la gente. Adesso questo diventa un grandissimo bivio tra l'Italia che dice sì e l'Italia che dice solo no. E allora, se questo è il bivio,
tutta la discussione che ho fatto su Expo, su Pompei, sul patrimonio culturale, diventa, semplicemente si fa per dire, il simbolo di quello che noi andiamo a fare a metà ottobre. Una gigantesca campagna, casa per casa, porta a porta, strada per strada, via per via, per portare gli italiani a votare e per scegliere se vogliono tornare all'Italia, se vogliono rimettere le lancette a 2 anni fa. Instabilità dei governi, politica che chiacchiera, gente che si ributta addosso le accuse, o se vogliono entrare nel futuro con determinazione e a testa alta. Io ho bisogno di voi. Io ho bisogno che ci siano 10.000 comitati in tutta Italia. I comitati saranno da un minimo di 10 persone a un massimo di 50. Saranno dunque delle strutture, per chi di noi è partito allora, che ricordano i comitati, allora insieme a quelli dei comitati primari, metti giù che si è perso quella, è stata bellissima, ma quella del 2012, no, sei d'accordo. Io sono sempre dell'idea che quando uno sa perdere può imparare a vincere. E questo glielo ho cercato di spiegare a qualche mio amico, ma ancora non l'ha capito. Abbiamo iniziato a vincere nel momento in cui abbiamo detto si è perso. E c'era anche tra di voi, vi riconosco, qualcuno dice, oh spacca, vieni via, lascia stare, ma andiamo, basta, si va via. Ma dove tu vai? Quando si sta in una comunità si deve anche accettare di poter perdere. Perché soltanto accettando di poter perdere tu poi puoi ripartire e tornare ad essere credibile. Però il meccanismo dei comitati, quello del 2012 e quello ancora prima degli anni 90, è il meccanismo che ci serve. Io chiedo a ciascuno di voi, sul lavoro, a scuola, all'università, dentro gli amici, al circolo, anche fuori, molti di voi sono del PD, non tutti, fuori dai partiti e anche dentro naturalmente, di unire 5, 6, 10, 15 persone, studiare anche la riforma costituzionale, certo, noi non abbiamo paura, studiare le cose che abbiamo fatto fino ad oggi, ma poi mettere di fronte a un bivio. C'è l'Italia che dice sì al futuro, che dice sì a un mercato del lavoro che sia più semplice, che dice sì a una pubblica amministrazione che non ti venga a chiedere anche di che colore porti il cappello, ma ti permetta di lavorare meglio, che dice sì a una semplificazione istituzionale. E poi dall'altra parte c'è un'Italia che dice no, che dice io voglio tornare indietro, che dice a me non mi basta, che dice no, no, no e soltanto no. Questo è quello che ci attende nei prossimi 5 mesi. O questa partita la fate voi, o io da solo la posso vincere in televisione, posso andare a fare convegni, io girerò come un globetrotter, oggi sono a Matera, ieri sera, noi si gira come dei matti, non abbiamo paura, io non mi risparmio. Però non siamo noi a vincere questa sfida. Deve accadere quello che è accaduto quando si è pedonalizzato Piazza del Duomo. Che ci siamo resi conto che quella comunità era di tutti, non era del sindaco o degli assessori. Questo paese non è di chi lo fa il Presidente del Consiglio, anche perché, voi mi conoscete, io non è che cambio idea. Io al massimo, se mi va bene, poi via, a casa. La rottamazione non è che vale soltanto quando si era fuori noi e poi quando ci siamo dentro, no, ma noi si scherzava, no? La rottamazione vale, diventeremo un paese come gli altri, dopo che hai fatto 2 mandati, vai a fare le conferenze, vai a riposarti, vai a girellare, vai a fare il bibliotecario, vai a fare quello che ti pare. Ma quello che è cruciale oggi è che ciascuno di voi si prenda un pezzettino di questa sfida. Quindi noi dal 15 maggio, da domenica 15 maggio, pubblicheremo il modo con il quale fare i comitati. Ci saranno mesi e mesi di iniziative in tutta Italia. Noi vogliamo arrivare a 10.000. 10.000 comitati, perché andremo casa per casa a discutere di questa riforma. Dice Matteo Renzi, stai mica 5 mesi in campagna elettorale? No, io vi faccio l'elenco degli appuntamenti, poi chiudo su una cosa sulla politica estera. Noi dobbiamo votare la legge sulle unioni civili. Va il 9 maggio in aula, 11-12 maggio con fiducia a naso, noi voteremo la legge sulle unioni civili. 20 maggio, 20-25 maggio, si vota la legge sul terzo settore. Altra cosa enorme, il terzo settore, una priorità assoluta. C'è la legge sul cinema che è partita. Abbiamo il collegato sulla povertà,
il primo intervento fatto da un governo in Italia negli ultimi 70 anni sulla povertà. Abbiamo gli interventi sulla sicurezza urbana, sulla competitività, sulla crescita. Però detto tutto questo, detto che noi lavoreremo in queste settimane e in questi mesi per continuare a governare l'Italia, ho bisogno che ci sia il massimo impegno da parte di ciascuno di voi. Finisco. C'è una cosa che non pensavo di seguire con tanta attenzione e con tanta delicatezza prima di andare a Roma, che è la politica estera. Noi stiamo vivendo una fase di straordinario interesse sulla politica estera. E per mesi sono arrivate pressioni, qualcuno direbbe lobby, ormai va di moda, suggerimenti, diciamo, vai Renzi, porta 5.000 persone in Libia, pensando che si fosse a giocare a risico. Oppure vai, interveniamo qui, vai con gli aerei a bombardare ovunque. Abbiamo scelto una strada profondamente diversa in queste ultime settimane e mesi. Che non vuol dire negare il nostro impegno e il nostro supporto. Ci sono i nostri soldati e io vorrei esprimere la mia gratitudine ai soldati italiani che stanno in Afghanistan, a dire che siamo orgogliosi di loro, ai soldati italiani che vanno a difendere la diga di Mosul, che rischia di creare un disastro ambientale senza proporzioni in Iraq, ai soldati italiani, ai marinai che quotidianamente, la Marina Militare, la Guardia Costiera, le forze dell'ordine di polizia che quotidianamente pattugliano il Mediterraneo salvando vite umane, facendo partorire sulle nostre navi. Siamo orgogliosi del tricolore che ci rende grati di appartenere a una grande storia condivisa di valori. Però contemporaneamente noi stiamo cercando di dire, e finisco su questo, una cosa in più, una cosa diversa. E cioè che negli ultimi anni l'Italia ha un po' smarrito il filo della propria politica estera. C'è un grande bisogno d'Italia in Europa. C'è un grandissimo bisogno d'Italia in Europa. Senza di noi l'Europa rischia di diventare soltanto un insieme di tecnocrazie. C'è bisogno della competenza italiana, della cultura italiana, del senso di identità italiana. Quando ho detto per ogni euro in sicurezza, e vanno messi per i nostri militari, per le forze dell'ordine, vanno messe per le telecamere, vanno messe per illuminare, vanno messe per controllare, vanno messe sulla cyber security. Per ogni euro in sicurezza, un euro in cultura, un euro a sostegno delle scuole nelle periferie, un euro a sostegno degli asili nido nei luoghi disastrati, dei centri sociali. Oh, ma l'avete visto cosa è successo negli ultimi attentati? Tutti a raccontarci, dobbiamo chiudere le frontiere. Salvini, chiudete le frontiere! Chiudiamole, così poi rimangono dentro. Perché sono nati in Italia, sono nati in Francia, sono nati in Belgio, sono nati nel Regno Unito. Se vogliamo intervenire in modo serio contro l'insicurezza, bisogna avere il coraggio di dire che bisogna investire nelle periferie dello scontento. Bisogna andare... senza guardare in faccia a nessuno, Senza guardare in faccia a nessuno. Quando abbiamo visto quello che per telefono faceva i messaggini audio su WhatsApp per non farsi beccare, che a Lecco organizzava un attentato, organizzava di farsi saltare, noi non è che facciamo discorsi, noi abbiamo un sistema dell'intelligence che è tra i migliori al mondo. Li avessero tutti come noi i sistemi di intelligence. Poi naturalmente può succedere sempre tutto, ma il nostro lavoro è straordinario. Però accanto a questo bisogna anche avere il coraggio di dire che serve una sfida educativa, che serve tornare a raccontarci che siamo uomini, che abbiamo bisogno di luoghi di comunità. Ecco, la politica estera italiana, in Libia, in Siria, in Iraq, in Afghanistan, ma soprattutto in Europa, è tornata a essere quello che deve essere. L'Italia è una grande potenza mondiale che ha bisogno di dare la propria voce, di far sentire la propria voce, perché il mondo sia un pochino più gentile, un pochino meno confuso. È quello che stiamo cercando di fare. E lasciatemelo dire, è più facile farlo perché abbiamo avuto una grandissima sorte. Siamo nati a Firenze e sappiamo che questa città, che è una città patrimonio mondiale, ci ha educato ad essere capaci di rispettare gli altri, ma di avere lo sguardo ampio sul mondo e non soltanto sulle nostre beghe. Noi siamo capaci di litigare tra di noi, ma siamo anche capaci di avere uno sguardo ampio sul mondo. Allora,
Ho chiuso. Noi abbiamo fatto un grande percorso in questi 2 anni. Io sono orgoglioso, sono grato alle persone che hanno lavorato con me. Abbiamo in 2 anni fatto cose in cui tanti ci dicevano non ce la farete mai, non ce la farete mai. Abbiamo pedonalizzato Piazza del Duomo. L'abbiamo pedonalizzato. E questo era un impegno che era nato a Firenze. Ma la legge sull'omicidio stradale. Ma accanto a questo ora siamo a un bivio. C'è bisogno di recuperare più entusiasmo, più passione, più orgoglio. Lo faremo con i comitati per il sì, perché c'è un'Italia che dice sì, che è più forte di tutto il resto. Ma lo faremo senza limitarci ad avere uno sguardo sulle nostre piccole cose del mondo. Guarderemo con il cuore allargato a ciò che deve fare l'Europa. Ci sarà la Merkel giovedì, ci sarà Juncker e Schulz giovedì sera, il Papa farà un importante discorso venerdì mattina, venerdì pomeriggio a Firenze lo Stato dell'Unione, ma lo faremo consapevoli del fatto che se abbiamo la buona sorte di poter avere una grande storia dietro le spalle è perché abbiamo il dovere di costruire un futuro per i nostri figli e per i nostri nipoti, che non sia un futuro per quelli che sanno soltanto lamentarsi, che sanno soltanto piangere, che sanno soltanto dire no. C'è un'Italia che dice sì, è più forte, andiamo insieme a scovarla casa per casa e andiamo insieme a vincere il referendum di metà ottobre. Viva Firenze e viva l'Italia! E viva anche il Teatro Niccolini! Shouldn't say you're wicked like that. We live for the